Siamo in collegamento con un'altra scienziata italiana, un'altra delle grandi voci italiane, l'astrofisica Margherita Hack, che intanto ringrazio per essere con noi in questa domenica. Buonasera. Io le vorrei chiedere, più da scienziata forse che a livello personale, che cosa significa questa perdita per l'Italia, che cosa ha rappresentato Rita Levi-Montalcini per il nostro paese e Stata anche a una livello grande internazionale? scienziata e soprattutto se si pensa in che condizioni ha cominciato a lavorare. Era ebrea e si era in pieno nazifascismo, c'erano le vergognose leggi razziali e il suo primo laboratorio si era fatto in cucina a casa sua, quindi ha cominciato a lavorare proprio in maniera primitiva e anche per questo è doppiamente da ammirare. È una situazione secondo lei che è altrettanto difficile anche oggi? Certo, non ci sono le leggi Beh, ma razziali, ma insomma. diciamo, per i non ebrei era più facile allora, perché prima i giovani ricercatori un posto presto o tardi l'avevano, c'era, si sapeva si doveva aspettare 3-4 anni, ma poi una posizione sarebbe arrivata. Oggi invece non c'è nemmeno più questa sicurezza e molti migliori se ne vanno. È una perdita grossa per l'Italia. Ecco, professoressa, dopo la Montalcini a livello internazionale, anche come a livello di premio Nobel, i nostri scienziati sono stati piuttosto penalizzati. Cosa ne Ma pensa? Come mai è successo questo? sì, è vero, sono stati penalizzati, non so, c'è stato il caso Cabibbo, mi pare, e insomma, poi i giovani hanno poche possibilità di affermarsi, e quindi solo in certi campi si può fare buona ricerca. Per esempio in astrofisica e fisica, perché si ha la fortuna di far parte dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Osservatorio Europeo per l'Emisfero Australe, del CERN e quindi di disporre di strumentazioni di punta, ma quelli che devono puntare solo su laboratori italiani e sono penalizzati. Che Italia sarà da domani senza Rita Levi-Montalcini, professore Sack? Aveva 103 anni, quindi ci si aspettava e presto o tardi se ne sarebbe andata, ma ha lasciato un'eredità di allievi e di istituzioni per cui la sua ricerca potrà continuare, continuerà a vivere nella ricerca che ha iniziato. La ringraziamo, professoressa Prego. Margherita Hack, grazie per essere stata con noi.